Ben ritrovati su questo canale, amici di Gilda TV. Il professor Patrizio Bianchi, ministro dell'istruzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. È Patrizio Bianchi, il nuovo ministro dell'istruzione, che con gli altri ministri proposti da Draghi ieri ha prestato giuramento davanti al presidente Mattarella. Sono Patrizio Bianchi, sono un professore di economia dell'Università di Ferrara, dove ho fatto per tanti anni il rettore. Sono oggi il titolare della cattedra UNESCO in educazione, crescita ed eguaglianza e di recente ho coordinato il comitato di esperti al Ministero dell'Istruzione sulla riapertura delle scuole. La visione della scuola di Bianchi con il rilancio dell'istruzione italiana dopo la pandemia, così come raccontata nel suo ultimo libro, Nello specchio della scuola, dovrà misurarsi con una situazione di partenza difficile. Il punto principale per il rilancio della scuola oggi in Italia è proprio quello che è successo, cioè il ripristinare l'idea che la scuola è il perno dello sviluppo. Non è soltanto un problema dello sviluppo del singolo ragazzo, che già di per sé sarebbe importantissimo, ma lo sviluppo del paese. Siamo in un'epoca in cui c'è un salto tecnologico, c'è stato un salto di apertura a livello mondiale, la scuola diventa il punto fondamentale per avere le competenze, le capacità per poter essere anche buoni cittadini. Nell'agenda del Ministro gli interventi urgenti sono tanti. Tra le questioni prioritarie di cui sarà investito Bianchi, l'agenda degli insegnanti evidenzia quella del precariato, diventata una malattia cronica che conta oltre 200.000 docenti precari e che può essere sanata soltanto mettendo in campo un sistema di reclutamento efficiente, in grado di garantire una stabilizzazione seria e più veloce. Poi c'è il capitolo del rinnovo del contratto da affrontare, per il quale l'agenda chiede che vengano reperite le risorse economiche necessarie prima di tutto per colmare la differenza retributiva con gli altri dipendenti del pubblico impiego e poi con i docenti degli altri paesi europei. Fondamentale è anche la semplificazione delle normative contrattuali e la sburocratizzazione del lavoro degli insegnanti. Ma dunque, noi generalmente in Italia abbiamo investito poco in scuola. Abbiamo investito meno che in tutti gli altri paesi, ma particolarmente abbiamo tagliato nel momento in cui tutti facevano il salto, cioè dopo la crisi del 2009-2012. Nel momento in cui noi affrontavamo la prima grande crisi della globalizzazione, l'Italia taglia perché era il periodo dello spread, una parola che è passata di moda. Ma in quel momento lì c'era anche il grande salto tecnologico della prima digitalizzazione. Noi oggi siamo nella stessa situazione, crisi internazionale e dall'altra parte salto tecnologico. In questo momento bisogna investire in maniera massiccia sulla scuola. Il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, nell'augurare buon lavoro al neo ministro, auspica di poter instaurare un dialogo costruttivo e di avere presto un confronto per illustrare le proposte di intervento della Gilda. Ha fatto molto discutere l'intenzione di Draghi, trapelata nel secondo giro di consultazioni, di rimodulare il calendario scolastico per recuperare le lezioni perse quest'anno. Da Venezia, Fabio Barina. Al Presidente Draghi voglio dire che noi siamo molto contenti quando si parla di scuola, ma bisogna farlo con consapevolezza e non come al bar sport. La scuola in questi mesi ha continuato a lavorare. Dall'infanzia al primo grado i ragazzi sono entrati in classe. Solo la secondaria di secondo grado è stata in alcuni momenti in didattica a distanza, ma la didattica a distanza è a tutti gli effetti scuola, la migliore che possa esserci in questo momento, con tutti i propri limiti. I ragazzi hanno continuato a studiare, gli insegnanti hanno continuato ad insegnare. Ma non si può ridurre tutto in termini di calendario scolastico. Significa non sapere, ad esempio, con quali temperature si entra in classe nei mesi di giugno e luglio.
quello. I problemi della scuola sono altri, sono quelli di precariato, del precariato, di ragazzi che in questo modo non hanno continuità didattica, ogni anno cambiano supplenti, i problemi sono quelli di strutture che sono assolutamente arretrate e inadeguate. Allora, ben venga se si parla di scuola, ben venga se si affrontano questi problemi, ma per cortesia non con i soliti luoghi comuni che noi ci troviamo ad affrontare ogni anno. Riprendono domani 15 febbraio le prove del concorso straordinario, sospese a novembre per l'emergenza sanitaria. Il Ministero dell'Istruzione ha indicato nuove regole da seguire per questa tornata concorsuale. I candidati che si spostano per la prova da una zona rossa ad altre sedi devono presentare il referto negativo del tampone effettuato 48 ore prima della prova. Gli altri candidati dovranno presentare un'autocertificazione. Le prove previste nelle zone rosse saranno mantenute solo per i candidati che vi risiedono. Per chi ha la sede della prova in zona rossa è prevista la ricollocazione in sedi al di fuori da questa zona. In Puglia da mesi i genitori possono scegliere per i loro figli lezioni in presenza o DAD. Contro la scuola on demand voluta dal presidente della regione Michele Emiliano è stato indetto dai sindacati della Puglia lo sciopero della prima ora di lezione del 22 febbraio. Le organizzazioni sindacali chiedono di rientrare a scuola in sicurezza e se non ci sono le condizioni la politica si prenda la responsabilità di dirlo, evitando di ricorrere a un tipo di didattica supermarket. 59 casi di contagio con la variante inglese in 3 scuole di Bollato in provincia di Milano. Il focolaio è partito a fine gennaio in una scuola materna e si è diffuso anche in 2 scuole primarie del paese. Le scuole sono state chiuse e la didattica continuerà a distanza. In 7 giorni dopo la riapertura della scuola, 2.000 studenti sono stati contagiati in Campania. La zona più colpita, secondo i dati dei nuovi positivi, è Napoli. Sono i mezzi di trasporto sempre molto affollati e non la scuola a diffondere i contagi, sostengono gli studenti che venerdì scorso hanno manifestato sotto la sede della regione, denunciando le inadempienze dell'amministrazione regionale che non ha garantito il loro rientro a scuola in sicurezza. Se l'evoluzione del contagio di coronavirus in Italia evidenzia rischi reali all'interno delle scuole, non possiamo ignorarli, è quanto afferma il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo, aggiungendo che nel caso si scoprisse che ragazzi e bambini sono portatori di contagio, si devono chiudere le scuole. E per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e un saluto da Gilda TV. Arrivederci.